Invito tutti coloro che sono sintonizzati adesso su Edral TV a iscrivervi al canale perché oggi con noi abbiamo un grandissimo ospite, come potete vedere, Edoardo Zardini, professionista quest'anno per la Drone Hopper. Edoardo, la prima cosa che ci tenevo a chiederti era come è stato il tuo passaggio alla corazzata di Savio e quale sarà il tuo nuovo ruolo in una squadra molto giovane come quella che è l'Hexandroni. Diciamo che ho firmato un po' tardi perché ho firmato a fine novembre, quindi di solito si firma prima, però dai, sono riuscito a trovare squadra e sono molto contento e speriamo che questo 2022 insomma sia una buona stagione. E il mio ruolo, sì, è una squadra giovane, io infatti sono uno dei più anziani, diciamo. Anche se ho 32 anni, però da il ciclismo sono molto giovani e aiuterò cercherò di fare quello che mi sarà chiesto e poi insomma cercherò di ritagliarmi le mie occasioni, magari non lo so, cercheranno qualche bella fuga o vediamo insomma. Basta che la condizione sia buona e poi le opportunità si aprono. Cosa ti porti dall'esperienza pluriennale con Citracca e Shinto? Cosa ti ha dato gli ultimi anni alla Vinizabù, dove comunque sei stato uno dei corridori più esperti e se c'è qualche rimpianto negli ultimi anni? Beh, diciamo che mi sarebbe piaciuto che fosse finita un po' meglio anche questa avventura. Però li ringrazio comunque, insomma, perché comunque ho passato con loro 4 anni della mia carriera e ho fatto 2 giri d'Italia e quest'anno insomma non abbiamo potuto partecipare perché ci hanno squalificato, però vabbè. E niente, dai, sono stati 4 anni con alti e bassi, però qualche cosa buona è stata fatta e ho partecipato a molte gare importanti e quindi niente, vi ringrazio e niente, andiamo avanti. La chiusura della Vinizabù, oltre a quella della Delco e quella della Kubeka, sono state chiusure importanti perché alla fine ci sono ritrovati tanti corridori a piedi. E cosa ti ha dato come possibilità la Drone Hopper? E secondo te com'è cambiato il ciclismo negli ultimi anni, visto questo stress dove corridori di media età prendono un garrosio che attualmente è senza contratto si ritrovano appunto a dover cercare una squadra o scendere a livello continental? La chiusura di queste squadre di certo non aiuta perché logicamente mancano posti che per noi sono posti di lavoro, tanti corridori molto forti sono senza contratto e ora adesso praticamente a gennaio un posto per l'anno prossimo perché gli organici sono pieni e il Covid non ha aiutato. Appunto anche per questo mi ritengo sono molto fortunato tratto e il ciclismo è cambiato moltissimo in questi anni, soprattutto secondo me dal post-Covid 2020, non so perché, ma è cambiato veramente tanto, si è ringiovanito molto, i giovani arrivano subito, cioè i neoprof arrivano subito preparatissimi e ci va molto di più. A livello generale si è alzato. Tra i giovani con cui hai potuto correre nell'ultima stagione e quelli con cui credo ti sia comunque avete corso insieme nel primo ritiro con la Drone Hopper, c'è qualcuno che ti ha impressionato più di tutti? Beh, diciamo che i colombiani si vede che in salita hanno una marcia in più, più che altro la facilità con cui pedala, insomma. Quello che hanno preso della Movistar, sì, quello e poi anche agli altri mi hanno impressionato, soprattutto per la facilità di pedalata che hanno, insomma. Però a livello della squadra, cioè, secondo me è molto forte, Benedetti è un prof campione italiano degli Under, c'è cioè, il livello
livello della squadra è alta, soprattutto mi sembra importante per la salita. Insomma, poi abbiamo Grosu, Marchioli per Volante, che sono comunque uomini affidabili, di garanzia, però insomma, la maggior parte siamo scalatori, ecco. Sempre sul tema scalatori, ho avuto l'opportunità di correre con Fortunato negli anni, sempre nelle scuderie di Citracca. Lui che adesso ha vinto la tappa dello Zoncolan ed è sulla bocca di tutti. Com'era agli inizi da professionista e secondo te qual è stato il percorso per arrivare a quei livelli dove attualmente si è espresso? Adesso è un altro fortunato da cui sono che correva con me, è più magro. Sì, ha avuto questo, diciamo, esploit al Giro d'Italia, poi ha riconfermato insomma per tutta la stagione, però insomma si è sempre detto bene di lui, perché cioè, quando era junior così era uno dei più forti insomma in Italia. Poi negli under si era un pochino perso e ha dovuto insomma, avere del tempo a disposizione per esprimere tutte le qualità, e poi insomma anche il cambio di squadra lo ha aiutato, ecco. Insomma, c'è una squadra diciamo anche più organizzata, è stato più seguito, cioè magari si sono scattati in testa dei meccanismi nuovi positivi, e poi insomma si è messo nel suo al giro, anche un po', sai, la giornata giusta, giornata giusta che arriva se vai forte, perché insomma ha dimostrato che andava forte e quel giorno insomma gli è andato tutto bene. E poi insomma sì, già vincere una tappa è importante, vincere sullo Zoncolan insomma ti cambia un po', sì, la carriera, insomma la prospettiva. È che adesso viene difficile, perché riconfermarsi è sempre più difficile che insomma arrivare alla vittoria così importante, però insomma saprà sicuramente nella squadra giusta, seguito bene, non avrà problemi. Concludo con una domanda extra ciclismo, anche se poi sempre di due ruote si parla. Il tuo progetto con cui hai avuto il piacere di collaborare, Venti del Pendola, può essere il futuro per molti di voi che magari possono smettere fuori dalla carriera, un progetto del genere che punta a valorizzare un territorio e che fa comunque del bene alla comunità. Abbiamo visto comunque le varie aste di beneficenza, i vari progetti che sono stati messi in atto negli ultimi anni. Sì, beh, devo dire che è un gran bel progetto, io ho aiutato Massimiliano insomma agli inizi a partire un attimo, perché magari un po' con le nostre conoscenze, altre cose, e poi comunque sì, è supportato, ma insomma la grande maggioranza delle cose le ha fatte tutte da solo, e questo insomma dimostra le sue capacità, perché non è facile. Insomma, adesso ha messo su una cosa veramente bella, importante, sì, che assolutamente valorizza tantissimo il territorio, aggrega, perché con tutte le sue iniziative aggrega tantissimo, che insomma dal momento in cui veniamo è anche importante, insomma, ha fatto scoprire comunque la bici, il territorio a tante persone, quindi è una cosa veramente bella, e deve andare avanti. Sicuramente raggiungerà altri grandi obiettivi, e noi insomma lo supporteremo, noi professionisti, che gli ha dato una grande mano Davide Po, insomma con la sua immagine e tutto, e sicuramente può aprire nuove prospettive per il futuro a tutti, insomma, è veramente un bel progetto. Va bene, io ti ringrazio per il tuo tempo e ti auguro un grande in bocca al lupo per la prossima stagione.